Passiamo adesso a Giuseppe. Giuseppe Aceta. Vieni Giuseppe, vieni, nel frattempo ti presento. Quindi dimmi, tipo di microfono, Giuseppe. Ti presento e poi ti passo il microfono. Allora, Giuseppe Aceto è postdoc presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell'Informazione della nostra università, dove si è laureato nel 2008 ed ha dottorato nel 2014 in Ingegneria delle Telecomunicazioni. È cofondatore della startup NM4, che offre servizi e prodotti per il monitoraggio delle reti di calcolatori. E inoltre socio fondatore antico, io più che antico direi colonna portante. No, a parte tutto, a parte che tutto quello che dice Peppe è oro colato, però sai, è il sentimento di amicizia, è molto più delle cose del genere. No, ma a parte questo, perdonate la divagazione personale. Seguite con attenzione questo intervento, perché rappresenta davvero la base per capire tutto ciò che c'è dietro il software libero, il modo di operare, il modo di fare, il modo di pensare, il modo di agire, il modo di fare i community. Quindi adesso passo la parola a Giuseppe. Grazie per la presentazione. Salve a tutti. Beh, oltre a ricambiare l'amicizia, altro che colonna portante, da Marco, Luca e pochi altri, le colonne portanti dell'associazione sono altre. Allora, per la cattedra che sto per farvi è fondamentale per un paio di motivi. Uno sono i concetti fondamentali alla base del software libero, cioè tutto quello di cui si parlerà oggi, fenomeni e tecnologia sociale, si basano sui concetti che vi presenterò adesso. E la seconda cosa importante è che è una questione etica, da cui il titolo del talk. Etica nel senso, la definizione della parola, riguarda le decisioni sui comportamenti pratici, sulle scelte che fanno le persone, cosa è giusto fare, quali sono i mezzi adatti per perseguire questi scopi, i doveri e i diritti che si hanno. E in particolare per quanto riguarda le tecnologie informatiche, si parla di infoetica, l'etica applicata alle tecnologie dell'informazione, perché ci sono dei risvolti in queste tecnologie che sono nuove e quindi diciamo, sia il senso comune, sia il comportamento comune non ha avuto tanto tempo per abituarsi a queste nuove tecnologie e quindi non si è sviluppata ancora un'etica condivisa per l'utilizzo di questi mezzi. E questo ve ne accorgete ogni qualvolta esce una nuova tecnologia che si diffonde, e vi accorgete che i comportamenti devono assestarsi. Non si sa all'inizio cosa conviene fare, cosa è giusto fare, che conseguenze ci possono essere. Se pensate all'utilizzo dei social network, questo è un esempio particolarmente calzante. Potrebbe essere normale per un genitore mettere a pubblicare le foto del bambino man mano che cresce, ma poi non si pensa al bambino che quando andrà a cercare lavoro dopo 20 anni si troverà immagini sul web di quando era piccolo e così via. Insomma, ci sono delle conseguenze che all'inizio possono non essere tanto evidenti. I comportamenti con queste nuove tecnologie vanno vagliati con calma. Bisogna fare le cose con cognizione di causa. Ci sono degli aspetti di queste tecnologie, in particolare parlando del software, che li rendono diversi dagli oggetti a cui siamo abituati. In particolare il software è facilmente riproducibile, e si può copiare molto facilmente ed è facilmente distribuibile. Basta un'email, una pubblicazione su un repository, una pennetta USB e si può trasportare o trasmettere a distanze di migliaia di chilometri istantaneamente. Ma queste proprietà che lo rendono diverso ci spingono a porci degli interrogativi. Fare queste cose è socialmente accettabile, è eticamente ammissibile, giuridicamente lecito? Sono tutte quante domande
e riguardano anche questi oggetti strani che sono software. La normativa che regola questi comportamenti, perché ci sono delle leggi che dicono cosa è giusto, cosa è legale fare con questo software, rientra nella disciplina del diritto d'autore, cioè in sostanza il software viene considerato come un testo letterario e quindi gode delle stesse protezioni, delle stesse regole che riguardano i testi letterari. E cosa interessante, non soltanto il codice sorgente è protetto in questo modo, ma anche il codice oggetto. Chi ha esperienza di programmazione sa che può descrivere un programma in un linguaggio di programmazione che è comprensibile agli esseri umani, almeno agli esseri umani che si occupano di programmazione. Poi questo, per poter essere eseguito su una macchina, deve essere trasformato in un'altra forma che è comprensibile direttamente all'elaboratore, e quello è il codice oggetto. Bene, la normativa sul diritto d'autore protegge entrambe le forme e in più anche la documentazione a corredo. Quindi tutto questo viene trattato come un documento letterario. E le regole principali che riguardano questa protezione riguardano il fatto che l'autore di questo software ha una serie di diritti esclusivi, cioè è l'unico ad averli. Il diritto ad autorizzare la riproduzione, la traduzione, la distribuzione del software, sono tutti quanti diritti dell'autore. Può cedere alcuni di questi diritti, per esempio dietro compenso, ad un distributore, firmando un contratto in cui specificamente concede questi suoi diritti al distributore perché possa essere diffuso il prodotto. Ma fondamentalmente questo rientra nei diritti dell'autore, è l'unico a poterli avere. Il movimento del software libero parte da una considerazione forte. Queste proprietà del software come prodotto dell'ingegno, dell'azione umana, di poter essere molto facilmente modificato, copiato e distribuito, sono delle proprietà fondamentali che di fatto hanno reso il software tanto importante come adesso. Cioè, se pensate a qualsiasi dispositivo meccanico, oltre a progettarlo e realizzarlo, una volta ideato, deve essere creato fisicamente, poi quella macchina fisica che richiederà lavoro, materiali, energia, dovrà essere spostata fisicamente, quindi richiede un sacco di lavoro dopo che è stato ideato. Il software in questo è totalmente diverso: una volta che è stato ideato e scritto può essere modificato facilmente, non c'è bisogno di nessun altro lavoro o materiale e può essere copiato senza togliere nulla alla copia originale. Sono identiche due copie del software. È anche complicato stabilire che significa una copia originale. Sono tutte equivalenti, sono tutte identiche, indistinguibili. Può cambiare il supporto su cui è registrata la copia, ma niente di più. Quindi queste proprietà, che sono state fondamentali per diffondere l'elettronica programmabile dappertutto, c'è sempre. Adesso in qualsiasi oggetto minimamente complesso che utilizziamo c'è una parte software, perché è tecnologicamente molto comodo avere delle funzionalità che possono essere modificate facilmente sul dispositivo. Allora, quindi queste proprietà fondamentali, quello di essere facilmente modificabile, facilmente distribuibile, sono delle proprietà così importanti che secondo il movimento del software libero non devono rimanere nelle mani del solo autore del software. È una cosa talmente importante per la società che non si può regolamentare così come un semplice documento letterario. Quindi, secondo il movimento del software libero, le libertà di modificare, diffondere il software devono essere date anche agli utenti. E su questo, ho riportato dei link, poi troverete disponibili tutte queste presentazioni per cercare le informazioni. Quindi il progetto GNU, che tra l'altro dà il nome al nostro gruppo perché siamo in Napoli, GNU Linux User Group, perché GNU è proprio il progetto
nato dal movimento del free software, del software libero. Comunque qui troverete tantissime altre motivazioni, anche di carattere molto pratico, perché ci sono delle conseguenze pratiche alle decisioni di natura etica. Le decisioni di natura etica in realtà sono così perché prevedono un'ampia serie di conseguenze. Sono dei principi fondamentali da cui scaturisce tanto, e scaturisce tanto di molto pratico. E, grazie all'open source si ha accesso a possibilità e col software proprietario, cioè quello diviso da licenze che impediscono questi diritti di diffusione e modifica. Queste possibilità nel software libero hanno consentito uno sviluppo incredibile che è quello là che state vedendo adesso. Voi utilizzate quasi sicuramente del software libero. Se avete mai usato il browser Firefox, quello è software libero. Se avete un telefonino Android, buona parte di quello è software libero. E in particolare Android fa uso di Linux proprio, che è una parte importante dei sistemi operativi, cioè del software che fa girare tutto quanto il resto sul dispositivo. E troverete anche una posizione critica nei confronti del movimento open source, che dal punto di vista delle libertà che offre a chi riceve un software, può essere considerato equivalente al software libero. Però il movimento open source pone l'accento su una presunta superiorità tecnica intrinseca del software di cui viene dato accesso ai sorgenti. Questa cosa non è necessariamente vera. E secondo il movimento del software libero, sposta l'accento su delle questioni secondarie, quando la questione principale è avere delle libertà nell'utilizzare i dispositivi che si comprano, il software che si utilizza per fare il proprio lavoro, per il proprio divertimento. E queste libertà fondamentali portano a diversi benefici che poi rendono anche economicamente conveniente utilizzare il software libero. Inizialmente potrebbe sembrare strano. Sappiamo che col software proprietario ci sono associate delle licenze che si pagano tantissimo e quindi arrivano dei soldi al produttore del software che poi paga gli sviluppatori e così via. Quindi c'è tutta un'economia. Come si fa a far funzionare una cosa del genere senza questo giro di soldi? Dov'è il trucco? Beh, ci sono altre motivazioni per poter usare e diffondere software libero. Per esempio, per i programmatori, il fatto di mettere pubblicamente disponibile mondialmente il proprio software consente di farsi una pubblicità gratuita enorme. Se io scrivo del buon software, quel software verrà utilizzato. Se è anche visibile come l'ho scritto, la mia abilità di programmatore è evidente, lo posso portare come curriculum. E la gente, le imprese che vogliono assumere dei programmatori esperti di uno specifico software, se è un software libero, possono contattare direttamente gli autori principali, possono vedere che contributo hanno dato. Quindi c'è un interesse anche immediato, diretto del programmatore. Poi, se stanno lavorando a del software già esistente, che è software libero, in particolare quelli là che richiedono che le modifiche debbano ancora rimanere software libero, allora lì non ha scelta. Ho questo bellissimo software, voglio contribuire, voglio modificarlo per renderlo migliore, allora anche le mie modifiche continueranno ad essere software libero. E poi ci sono altri aspetti che sono meno direttamente egoistici, perché c'è anche il piacere di aiutare gli altri, condividere le proprie conoscenze. Questa giornata di oggi, quindi nessuno viene pagato. Tutto quello che viene fatto esattamente per questi motivi. Quindi c'è chi che ve lo fa. Avete la dimostrazione. Ma anche le aziende hanno un interesse a fare questo. Invece di inventarmi da zero un prodotto e reinventare la ruota, io posso prendere un prodotto che è già abbastanza di successo, modificarlo per applicarlo ad una nicchia di mercato che non era stata considerata o che posso gestire io e così via. E quindi risparmio tantissimo, non ho nessun rischio associato a implementare questa prima parte del prodotto, posso semplicemente modificarlo. In più ho accesso a un sacco di vantaggi, in particolare c'è tutta una comunità di sviluppatori del software che io non sto pagando,
che in pratica gratis mi danno una mano a migliorare questo software, o dei clienti lo possono adottare senza pagare nulla, senza pagare nulla, e quindi ho gratis una base di utenti che mi fanno anche da tester. Il tester io lo dovrei pagare, cioè uno che prova per vedere se funziona il software su una particolare macchina in una particolare condizione. Qua ce l'ho gratis, quindi ci sono tanti vantaggi nell'utilizzare, nel diffondere software open source anche per le aziende. Ma che significa alla fine questo software libero open source? Abbiamo detto che è una questione di libertà associate all'utilizzo di questo software. Queste sono le quattro libertà fondamentali, come definite dalla Free Software Foundation. E la libertà principale, detta libertà zero, è la libertà di eseguire il programma per qualsiasi scopo. Questa sembra una banalità, ma di fatto nel software proprietario questo non è vero. Non sempre avete questo diritto di utilizzare per quello che volete il software. A volte ci sono delle restrizioni su quali macchine potete usarlo, su quante macchine potete usarlo, per fare cosa. Per esempio, è libero, si può utilizzare liberamente a scopi di ricerca o accademici, ma non a scopi commerciali. Questo non è il software libero, che vi sta vietando di utilizzare quel software per qualcosa che volete fare. Ma lo voglio vendere, è un problema. Col software proprietario sì, non potete rivenderlo. Col software libero invece non è un problema, teoricamente lo potete rivendere. Quindi dice, ma il software libero di solito non costa niente. È vero, perché se io lo vendo a 5 euro chiunque lo può copiare e dice, vabbè, io lo vendo a 4, arriva un altro, vabbè, io lo vendo a 3. Quindi l'unico prezzo ragionevole è 0, o anche il prezzo di fare una copia e distribuirla. Perciò, di fatto, nella maggior parte dei casi il software libero risulta gratis. Le altre libertà fondamentali sono la libertà di studiare come funziona il programma per adattarlo alle proprie esigenze. Anche questa è una libertà che col software proprietario vi viene esplicitamente negata. Se chi di voi ha mai letto la End User License Agreement, EULA, o comunque il contratto, clicca, spunta e fa ok per accettare le regole di utilizzo del software all'inizio. Nessuno le legge. Se andate a leggerlo, c'è scritto tutte le cose che non potete fare. E poi ancora più divertente, sotto c'è scritto tutte le cose che loro, il produttore del software che vi sta licenziando il software, tutte le cose di cui non sono responsabili. E la cosa assurda è che dicono, questo software non ci assumiamo nessuna responsabilità sul fatto che sia adatto a fare qualsiasi cosa. Veramente dicono qualsiasi cosa. Cioè, si stanno togliendo da ogni responsabilità. Cioè, veramente non si capisce che cosa state pagando per quella licenza. Comunque, legalmente, è scritto questo. Voi non potete fare niente se non usare software in quelle particolari condizioni in cui vi dicono. Ci sono delle licenze che vincolano al numero di persone, una sola persona. Dovete pagare una licenza per ogni persona singola, su un solo dispositivo. Se una sola persona usa tre dispositivi, deve pagare le licenze accessorie. Una cosa che viene esclusa sempre è la possibilità di disassemblare o comunque studiare come funziona il software. Quindi voi state eseguendo dei comandi sulla vostra macchina che contiene anche i vostri file personali e altro software, eccetera, eccetera, e non avete il diritto di sapere che cosa il software che state eseguendo fa. Perché avete accettato quel contratto iniziale in cui mi ha detto, ok, lo voglio usare, se lo voglio usare queste sono le condizioni, se accetti questo. E noi di solito accettiamo per usare il software. Perché è importante studiare come funziona il programma? Perché se non lo posso studiare, a parte per una questione di sicurezza, per sapere cosa fa, per capire se ha dei problemi, ma se lo voglio modificare, se lo voglio aggiustare, se lo voglio aggiornare per farlo funzionare su un altro dispositivo, un dispositivo più nuovo, non lo posso fare. L'altra libertà è quella di ridistribuire le copie, perché io ho un software buono che funziona, lo voglio condividere con il collega, devo poterlo fare.
Questa è un'altra delle cose che viene esplicitamente vietata nelle licenze del software proprietario. Un'altra libertà è quella di migliorare il programma e ridistribuirlo, ridistribuire la versione modificata, migliorata. Questa è un'altra cosa che non potevate fare, ma nel caso riuscite a modificare senza avere accesso al sorgente, senza poter studiare come funziona il programma, non potete ridistribuirlo. Quindi queste sono le grosse differenze tra il software libero e il software proprietario. Nel software proprietario queste libertà, una o di solito tutte, sono esplicitamente vietate. Voi accettate queste condizioni nel momento in cui dite ok e usate il programma. Mentre nel software libero c'è un file, di license.txt di solito, o licenza, nel menu about trovate queste informazioni. La licenza d'uso di solito è una licenza in cui vi viene permesso esplicitamente di fare tutte queste cose. In realtà vi sono tantissime licenze libere, ci sono almeno una settantina, e la più famosa, la più diffusa è la GPL, General Public License. In questa licenza è particolare perché oltre a garantirvi quelle quattro libertà che dicevo prima, vi obbliga, quando distribuite un software, a concedere le stesse libertà a chi lo riceve. Vedete, questa è una cosa che sembra strana. Ci sono alcune licenze libere, quelle là di tipo permissivo, vado velocemente. Sì. Allora, queste licenze di tipo permissivo sono software libero, vi dicono che potete fare tutto quello che volete. Loro, non il produttore del software, si scarica da ogni responsabilità, come fanno anche i produttori di software proprietario, e se volete quel software lo potete anche includere in roba vostra, modificarlo e distribuirlo come software proprietario. Quindi chiudere i diritti a chi riceve questo software. Con la GPL questo non è possibile, perché il software coperto da GPL vi obbliga, se fate delle modifiche, quando le diffondete, a diffonderle sempre sotto la stessa licenza, cioè sempre sotto la GPL. Quindi anche chi riceverà il software da voi modificato lo dovrà trattare come se fosse trattato di voi, cioè avrà ancora una volta gli stessi diritti, le stesse libertà che avete avuto voi quando avete modificato il software. Questo neanche è garantito. C'è un altro problema interessante che si è verificato tardi dopo la nascita del software libero: la diffusione di servizi online, di servizi cloud, in cui invece di utilizzare un'applicazione installata sul mio dispositivo, mi collego di solito tramite browser, quindi navigazione web, ad una pagina, a un servizio online e uso quello. Se qualcuno di voi usa Google Docs per scrivere, per creare presentazioni, quello è un esempio, quello di software as a service, quindi lo utilizzate direttamente online, senza installare nulla. Vedete, il software libero in quel caso è trovato un po' in difficoltà, perché la GPL obbliga a diffondere le modifiche quando voi distribuite il software, ma se lo tenete per voi stessi non siete obbligati a diffondere nulla, né il codice sorgente originale né le modifiche che avete fatto. Google ha creato l'infrastruttura dei suoi server modificando software libero che era coperto dalla GPL2 e non ha dovuto ridistribuire nulla, perché i servizi che offre li offre online. Allora, per evitare che si continuasse a verificare questo con tutto quanto il software libero, hanno creato una variante della GPL, si chiama Affero GPL, che corregge questa mancanza. Cioè, se ricevete software coperto da Affero GPL a GPL, allora siete obbligati a distribuire il codice sorgente anche delle vostre modifiche, sia che distribuiate il software o che lo utilizziate per offrire dei servizi online. Quindi sul servizio ci deve essere, per esempio, il link, qua puoi scaricare il software che sta facendo funzionare questo servizio. L'ultima variante. Un'altra difficoltà che si è trovata di fronte al software libero
sono stati i dispositivi che impedivano le modifiche del software, quindi per esempio dei lettori o delle set-top box, delle internet TV, eccetera, eccetera, cioè tutti quanti i dispositivi che utilizzano il software, ma che noi non vediamo direttamente. Quei dispositivi utilizzavano software libero, Linux in particolare, però erano fatti in modo che se io modificavo il software e provavo a installare una versione modificata, il dispositivo controllava se era differente da quella là installata dal produttore e impediva il funzionamento. Quindi se anche il software era libero, di fatto le libertà che dovevano essere garantite venivano impedite da questo trucco dell'hardware che di fatto impediva la modifica del software. Quindi hanno creato un'altra versione, la GPL versione 3, che vieta di fare questo. Tu hai questo software libero, benissimo, prendilo, modificalo, fai tutto quello che vuoi, ma se lo metti su un dispositivo e vendi quel dispositivo con software libero, il dispositivo non può contenere dei blocchi che impediscono di modificare il software. Cioè l'utente quando lo riceve dovrà essere capace di prendere il software, modificarlo, aggiornarlo, cambiarlo, fare quello che vuoi, e il dispositivo non può impedire il funzionamento del software. Quindi in questo manicomio di licenze, vedete, c'erano delle ragioni pratiche, sostanziali, di difesa di quelle libertà che hanno reso il software libero così diffuso e così utile. Per orientarsi ci sono diversi modi. Per vedere una lista delle licenze fondamentali, magari volete usare un software per un vostro lavoro, per ricerca, per qualsiasi cosa, c'è una licenza, non è una di quelle di cui vi ho già parlato, le più famose, c'è questa lista di licenze, sono più di 70, che sono state studiate, valutate e sono state, diciamo, certificate come software libero, nel senso che vi garantiscono quelle libertà importanti. Poi in realtà, se siete degli sviluppatori e volete decidere con quale licenza distribuire il vostro software, c'è su GitHub, chi conosce GitHub è un repository pubblico di software libero, di software in generale, ma è pubblicamente disponibile, e c'è questo Choose a License che vi fa delle domandine: volete che l'utente possa fare questo? Sì, no. Quindi rispondendo a queste domandine vi suggerisce quali sono le licenze già note, quelle approvate, quindi non dovete conoscere di legalese, per ottenere quei vincoli sul vostro software. E, vabbè, questo era il grosso delle cose importanti di quello. Ci sono poche note che vi lascio come riflessione. Il software è in tanti dispositivi, anche in dispositivi che non immaginereste. La natura del software è complesso, è facile che vi siano problemi, bug, è facile che questi bug abbiano delle conseguenze di sicurezza che compromettano il funzionamento o compromettano la vostra privacy e così via. E con il software proprietario è molto complicato scoprirli e ripararli. Il software libero invece consente di individuarli e, una volta che sono stati individuati, aggiustarli. È un esempio degli orrori che discorro velocemente e sono quelli recentissimi, tipo l'anno scorso. Quindi Galaxy S può entrare, prendere il controllo del dispositivo, iPhone lo stesso, l'FBI aveva chiesto ad Apple ha detto no, non si può fare, per favore facciamo lo stesso. Cina, provate a installare Skype, non avete Skype, è una versione che vi spia mentre scrivete. Che altro? Va bene, una talk di due anni fa, anzi l'anno scorso, su Hacking Team, potete vedere negli archivi del NALUG cosa c'è in atto come sistemi di spionaggio da parte delle forze dell'ordine e da parte di criminali. Ma anche dispositivi come dispositivi medici. È una pompa del sangue,
E anche questi qua hanno dei problemi del software che sono stati utilizzati, hanno fatto delle dimostrazioni, è possibile bloccare da remoto, via internet. Le macchine, le automobili, adesso hanno un sacco di software dentro. Possibile controllare remotamente tramite internet, motore, volante, freni. Ok, e questa era la Jeep Cherokee, non era l'ultima casa automobilistica arrangiata. Quindi, in sostanza, questa questione del software libero che sembra tanto cantata in aria, ha delle conseguenze molto molto pratiche, però tutte derivano da un'impostazione etica di base. Cosa è giusto fare con un prodotto dell'ingegno come il software? Quindi io spero che questa chiacchiera vi aiuti a pensare su queste tematiche e a prendere delle decisioni più in linea con quelli che sentite essere i vostri valori. Per me, bene, così se avete domande possiamo anche chiacchierare dopo per strada qua, oppure ci contattate tramite il Nautic. Se vi è altro, sì, se ci sono domande potete approfittare anche adesso, insomma. Dubbi, perplessità? Sì, ma infatti stavo riflettendo. Va bene, no, comunque se non ci sono domande adesso, noi comunque siamo qui tutta la giornata, Giuseppe sicuramente comunque si trattiri con noi, quindi insomma va bene, se non ci sono al momento riflessioni le possiamo riprendere durante il corso dell'evento. Ok, va bene, grazie Giuseppe.